163 atleti hanno la bandiera da starter, li invitiamo davanti ai corridori. Ma ora arriva davanti l'LVF e Cornolti con ruota il compagno Aldo Caiati, atteso domani nel tappone del Maniva. Ecco qua Cornolti, continuano i 16 che sono Zoccarato, Caiati, Marinozzi, Bertoletti, Ticconi, Mantovani, Cocca, Aslami, Francesco, Edoardo Faresin, poi ancora Cornolti, San Vito, Galle, Innocenti, Van Trick, Rastelli e Starcenko. Davanti Cornolti continua l'azione, si stanno portando verso l'ultimo chilometro questi atleti, 16 uomini al comando. Ecco l'ultimo chilometro in 16, ma attenzione perché c'è un attacco di Aynur Gallev, il russo Aynur Gallev. In un primo momento ha cercato Sten Van Trick, il belga, di accodarsi, ma lui ha tirato via dritto Aynur Gallev, nazionale russa. Ed eccolo qua, sta guadagnando proprio sotto lo striscione dell'ultimo chilometro, è scattato il russo e attenzione perché i secondi sono pochi e qui veramente la classifica sta vibrando. Continua l'azione lui, Aynur Gallev, alle spalle ha fatto il vuoto, lo vedete pancia a terra, sta cercando il traguardo di Adro davanti all'azienda Carrara. Sergio Carrara, tutta la sua famiglia e il suo staff e tutta l'azienda sta attendendo l'epilogo della seconda tappa della tre giorni aerobica. Eccolo qui Aynur Gallev, ma ormai ha tempo di alzare le mani perché alle spalle non ce la fanno a rinvenire e lui ormai è il vincitore di questa seconda tappa. Eccolo Gallev che vince, alle spalle Andrea Innocenti, poi Faresin, Aslani, poi San Vito, Caiati, Rastelli, Cornolti, Marinozzi e Zoccarato, mentre arriva il gruppo che viene regolato da campione italiano Bevilacqua davanti a Covi. Secondo Innocenti che vestì la maglia di leader Esacom e Gallev primo, ma si è involato proprio all'ultimo chilometro. Che corsa è stata oggi? È stata una corsa movimentata fin da subito. Subito dopo il primo GPM siamo andati in fuga, eravamo 11 atleti, ma ci hanno ripreso appena siamo entrati qui nel circuito corto. Poi intorno al 60° chilometro ho dovuto effettuare un cambio bici perché avevo rotta e siamo rientrati. Stavo bene, ho visto che sì, il russo Gale. Sì, era uscito e sapevo che erano forti i russi, quindi ho deciso di entrare anch'io nella fuga. È andata bene, solo lui all'ultimo chilometro ha allungato. Non ho avuto il coraggio di andargli dietro perché avevo paura di finirmi troppo e ho aspettato la volata e ho fatto il secondo, ma va bene così. Dedica? Ma dedica a tutta la squadra, a tutti i direttori sportivi e a tutti gli accompagnatori che fanno tanti sacrifici per noi e anche alla squadra che oggi mi ha aiutato veramente tanto.